Oggi bella pescatina, grande Fili che mi ha fatto da barcaiolo. Ragazzi, guardate che mare a Torre Suda, di Beccio. Forse è arrivato l'inverno, chissà. Guardate che roba, che mareggiata bellissima. Però un paio di giorni fa sono riuscito a fare un'altra bella pescata e ve ne parlo in questo video. Ci sono le radici che sono spaventate dai predatori, ma loro non sanno che io sono qui per difenderle e vado a sparare i loro predatori. Ciao a tutti ragazzi, oggi pescheremo su un punto segretissimo che non conosce nessuno, infatti qui non c'è mai una barca. Dunque, oggi vi offrirò anche una visuale un po' diversa dal solito, vi farò vedere anche un po' quello che succede sopra il gommone mentre io sono in immersione. Come potete vedere, in questo caso c'è Filippo che mi sta facendo da barcaiolo, che mi porta sul punto e quando mi dà l'ok io scendo, sgancio con un moschettone a sgancio rapido il piombo da sotto il gommone e parto, mentre Filippo su mette in chiaro il cavo che mi porta fino praticamente al fondo. Filippo mi frena il piombo qualche metro prima di arrivare sul fondo, questo per non spaventare i pesci e per far sì che io poi possa dirigermi dove voglio. Mentre scendo qui su un relitto, come avrete notato, noto subito una bella ricciola. Nel frattempo Filippo è su che recupera il piombo e lo rimette sul gommone. Io qui ho la fortuna subito di avvistare il pesce, quindi non mi poggio neanche sul relitto. È una riccioletta intorno ai 3-4 kg che subito decido di sparare e di portare su. Da lontanino, infatti un po' bassa. Il primo tuffo sul relitto è andato molto bene, continuo la mia pescata spostandomi di qualche miglio e leggermente più profondo. Sono i primi giorni di novembre, sta facendo ancora un clima bellissimo, idoneo per andare sott'acqua e sto cercando di approfittarne il più possibile. L'acqua è ancora abbastanza limpida, soprattutto è calda. Infatti sto utilizzando ancora una muta da 5 mm, a volte, giusto per una questione di maggiore comfort, sto utilizzando solo giacca da 7. Sono sul fondo già da qualche secondo, poggiato, ma non vedo nulla. Vedo solo tante castagnole tutto intorno a me. Quando è così cerco sempre di guardarmi bene intorno per cercare di capire eventualmente da dove potrebbero arrivarmi dei pesci interessanti. Sono su questo fondale di grotto misto sabbia e all'improvviso, come spesso mi sta capitando soprattutto in questi ultimi 2 mesi, vengo accerchiato da un branco di barracuda. Ma dietro il barracuda però noto 3 dotti. Uno molto vicino a me, ma è quello più piccolino, anche se è un pesce superiore al 1,5 kg. In lontananza però c'è un dotto un po' più grande. Quindi all'inizio cerco di avvicinarmi all'agguato, al dotto più grosso, ma capisco che è molto diffidente e scoda subito via, per cui mi assicuro la cattura del dotto un po' più piccolino che era più vicino. È un pesce intorno ai 2 kg. Tartar di ricciola in tutte le salse. Con i rimasugli di dotto di ieri sera ho fatto una pasta ai rimasugli di dotto, venuta molto bene. Oggi è un altro giorno, i video che state vedendo delle catture non sono state effettuate tutte nella stessa giornata. Oggi ci riproviamo, cambiamo anche un po' zona per far riposare un po' i punti dove siamo stati ultimamente, non siamo più sulle secche. Andremo su qualche pietra isolata, ora vediamo. Filippo è pronto. Qua sta migliorando già dalla prima volta in cui ha fatto solo danni. Bravo Fi! Prima li sparavi da troppo lontano, secondo me. Bravo! Grazie! Bello!
quel pesce. Ci sono le radici che sono spaventate dai predatori. Certo. Ma loro non sanno che io sono qui per difenderle. E vado a sparare i loro predatori. Tranquilli, Alici, vi difenderò io. Per stare così vuol dire chissà sotto quanti predatori stanno girando. Allora, mi porti sopra vento, Fi? Sì. Giusto di qualche metro, perché tanto non c'è la corrente che c'era ieri. Ok. Questa che state per vedere, secondo me, è una cattura bellissima, riuscita alla perfezione. La cosa importante è che mi faccio portare da Filippo su un punto ben preciso dove vedo una caduta netta del fondale, che dai 30 metri sprofonda a 35. Durante la discesa, come sempre, sono sciolto e rilassato. Cerco di arrivare sul fondo nella maniera più silenziosa possibile. Quando sento che il piombo viene frenato da Filippo, mi guardo intorno. Il fondale è molto bello, anche se non si percepisce dal video, alla mia destra sprofonda notevolmente. All'inizio non vedo nulla, quando con la coda dell'occhio riesco appena a intravedere una cernia che sparisce subito dietro a un masso. Decido subito di orientare il mio agguato verso di essa, per cui mi avvicino verso questo grosso masso di fronte a me. Non vedo nulla. Cerco piano piano all'agguato di scavallare questo grosso masso quando all'improvviso mi spunta. Allineo e scocco il tiro. Il pesce è fulminato. Non ha nessuna reazione. Ritorno su senza neanche aprire il mulinello e lo porto insieme a me verso la superficie. Eccola! Eccola! Fulminata, oh! Bel pesce! Allora, recupera il mulinello, per favore! Fili. Bella cernia! Sudata, eh? Un po' sì! Bella qua! Come mi sono appiattito per iniziargli l'agguato, lei ha scodato e se n'è andato. Poi ho detto provo, ho fatto l'agguato al masso, mi sono affacciato e me la sono trovata di profilo. Ho dovuto fare un piccolo colpettino di pinne per avvicinarmi e ho temuto di farla andare via. Invece niente, sono riuscito ad avvicinarla, lei era tutta scoperta di profilo, l'ho sparata, boom, fulminata, cioè, fium. Dovete sapere che in una giornata di pesca passo comunque tantissimo tempo sul gommone, a rilassarmi, a respirare, a idratarmi e soprattutto a trovare la giusta concentrazione per i tuffi che verranno. Qui siamo prossimi al tramonto e sono su una zona di dentici molto buona. Preparo il tuffo e quando sono pronto vado. Questa è una piccola secchetta, non segnalata da nessuna cartografia, che su un fondale di 40 metri fa questa piccola area intorno ai 35-36 metri. Il fondale è molto bello, è pieno di questi massi e di spacchi, è un fondale tipico di cernie e dentici. Infatti arrivo giù, mi appiattisco subito e intravedo delle sagome abbastanza grosse, si tratta di dentici. Mi appiattisco, vado nella parte più bassa e aspetto. Mi sbuca questo dentice, è un pesce intorno ai 7 kg. Appena ho la possibilità, provo il tiro.
Il pesce è sparato bene, ma ha una reazione incredibile. Cerca di guadagnare subito il fondo e soprattutto di intanarsi. Devo staccarlo, altrimenti potrebbe complicarsi la cattura. Quindi decido di prendere il sagolino, anche se non si vede bene dalle immagini, e di tirarlo su con me mentre inizio la risalita. Riesco a staccarlo dal fondo. Adesso posso pensare alla risalita aprendo il mulinello piano piano. Anche quest'altra cattura, piena di emozioni e di adrenalina, sta per entrare nel mio bagaglio di vita e di esperienze di mare. Penso che queste ultime due catture siano state tra le più belle di questa stagione. Onetto, eh? Ma che bel pesce! Grande! Bello, bello, bello! Il fondale è bellissimo qua! Sì. Ho capito subito che era fondale bello! Mi sono appiattito ancora di più, gli ho fatto un aspetto, ho detto, mo se mi sbuca bene, se no pace! Ero nella parte più bassa, si è affacciato, come si è affacciato, sbam! Che bel pesce, eh? Bello, bello! Interrompo un secondo il video, ragazzi, solo per dirvi che se vi piacciono questi contenuti, se nel mio canale YouTube riuscite a trovare un attimo di svago, di distrazione, il miglior modo per supportarmi e per farmi continuare a cercare di portare sempre video più belli, con progetti più grandi, è semplicemente commentate, lasciate un like. Da oggi YouTube mi ha offerto anche la possibilità di aggiungere il tasto grazie speciale, lo vedete sotto a questo video. Cliccando lì potrete lasciare un commento con una piccola donazione che servirà a me per supportare il mio canale, per crescere sempre di più, per investire in attrezzature, in progetti sempre più belli, più grandi. Oggi bella pescatina, grande fili che mi ha dato da barcaiolo. Grande fraga da sparare. Abbiamo preso una bella cernia sui 5 kg e un dentice pure che andrà boh, 5-6 kg. Due bei pescioni. Oggi era una giornata difficile perché pesce non girava. Abbiamo fatto un sacco di tuffi a vuoto. Niente, dove, quindi è stato un pesce difficile, cercato. La cernia in un punto, poi ci siamo spostati diverse miglia e su una microzona che ho segnato abbiamo fatto questo dentice. Giornata bellissima, guardate che mare. Queste saranno le ultime, mi sa, giornate belle della stagione. E poi non so quanto durerà ancora questo mare così bello, ancora caldo. Io ho messo la 7 per comodità, ma si sta bene anche con la 5 in realtà. Fili mo riparte per Parma a studiare medicina. Cioè, non puoi rimanere qua, scusa. Tanto non si può più andare a mare. E basta, niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che non so quale sarà, dove sarà, con cosa sarà, perché boh, non lo so, non so niente. Arrivederci, ciao ragazzi.